La città che immaginiamo, quindi. Per chi ha ragione, Letizia, la prima cosa da fare è che la rappresentanza collettiva riprenda la programmazione della città in mano, la sua progettazione. Abbiamo assistito, l'ha detto bene, ad anni in cui le scelte importanti che hanno impattato su Empoli sono sembrate venire dall'esterno, essere indotte in qualche modo. Le ha belle elencate Letizia, centro commerciale, via Piovola, la sede della ASL. Noi vorremmo che si tornasse a decidere autonomamente, a decidere le cose prima. Vorremmo una città che definisce i suoi confini, li segna, interdice qualsiasi nuova edificabilità al di fuori di essi e all'interno ricuce, rattoppa, riqualifica, ambientalizza, attua le trasformazioni necessarie ad una vita moderna. Una città intelligente che monitora se stessa, l'aria, il traffico, il consumo di energia, che si abbellisce, arricchisce gli spazi comuni, i luoghi di incontro, persegue le relazioni, con una mobilità dolce, pedonale, ciclabile, tende a spostare le macchine dal centro, potenzia il trasporto pubblico e l'intermodalità a livello di area, cioè il collegamento intelligente tra trasporto privato, trasporto pubblico, ciclabilità e così via. Collega anche le frazioni con arterie ciclabili veloci. Sono sogni? No, sono una cornice di riferimento per sapere verso dove andare. Ha ragione Samuela, bisogna sapere dove si vuole andare, anche se tutto non lo puoi fare subito. E poi si comincia e si supera l'inerzia di decenni. A Empoli ci sono ancora aree ex industriali da riconvertire, sono scomparse da tutte le città. Noi l'abbiamo ancora. Ci sono edifici pubblici non utilizzati da anni che rischiano di cadere a pezzi, bisogna muoversi. Ci sono da portare a compimento le aree CUA per una questione di equità per le tante famiglie coinvolte e anche per operare quella ricucitura del tessuto urbano di cui abbiamo parlato. E poi bisogna stabilire che non si consumerà più suolo. Peraltro c'è un invenduto considerevole, sarebbe assurdo continuare a edificare case che le persone nella crisi non possono più acquistare. Bisogna incentivare il recupero, la messa in sicurezza, l'ambientalizzazione, la semplificazione dei procedimenti burocratici e con l'armonizzazione magari di questi procedimenti a livello dell'Unione, perché ogni comune che si cambia diventa una procedura differente. Con incentivi volumetrici per chi recupera o sostituisce edifici vecchi, con forza di riduzione degli oneri economici comunali. Dovremo adottare finalmente un regolamento di bioedilizia che fissi soprattutto gli obiettivi da raggiungere. E poi lasciare libertà di progettazione, ma per esempio fissando le dimensioni minime dei locali per evitare gli alloggi loculo che si vedono in questi tempi. Ha ragione ancora Letizia, fissati i parametri e i limiti, la libertà progettuale è importante per creare il bello. E c'è bisogno di edilizia pubblica, e anche questa dovrebbe preferire il recupero alla nuova edificazione ed anche procedere per esempio all'acquisto dell'invenduto per l'edilizia pubblica, perché così potrebbe alleviare anche un po' di crisi che riguarda anche le aziende della nostra zona. Consentirebbe anche di non concentrare popolazione disagiata in un unico contesto. E dovrebbe la edilizia pubblica comprendere diverse tipologie abitative, favorendo utilizzi a termine e ricambio. In particolare interventi di housing sociale di nuova concezione, come le forme di coabitazione di cui abbiamo già parlato, che potrebbero essere individuate in centro, portando in centro una popolazione diversificata ed evitando l'effetto ghetto che invece è sempre più evidente. Perché per esempio non chiedere anche a Coop di utilizzare il vecchio spazio, il punto vendita di via Ridolfi, anche perlomeno in parte per edilizia sociale? Il centro. Sul centro noi non abbiamo le soluzioni magiche. Sul centro sono stati fatti errori, sono state trasferite funzioni, sono state ritardate scelte come la pedonalizzazione, sono stati omessi interventi di incentivazione del recupero che hanno prodotto la concentrazione di una popolazione disagiata tutta in centro. E adesso non è semplice rivitalizzare. Ci sono alcuni punti di forza, la biblioteca, il complesso dell'Agostiniani, l'area del Trovamici, che possono fungere da fulcro per un potenziamento delle funzioni di sostegno allo studio e all'apprendimento multimediale, possono coinvolgere anche questo spazio, la Perla. Ed immaginando residenze per giovani studenti, per esempio nella sede della ex USL, immaginando di coinvolgere Piazza del Popolo, come diceva ancora Letizia, liberandola dalle macchine, rendendola vivibile, come prolungamento dell'area studio all'aperto, dandole un arredo adeguato, coprendola con wifi libero. Dovremmo provare a incentivare processi di recupero contestuale di interi isolati, facilitando il raggiungimento di standard abitativi adeguati.
Potremmo provare a coinvolgere la proprietà dei fondi in un progetto complessivo per il commercio, anziché lasciare la singola iniziativa sparpagliata. E servirebbe un progetto unitario dell'uso, qui sì, misto, pubblico-privato, perché se no le risorse non si trovano, dell'ex ospedale. Un uso misto perché non ci sono risorse, ma una progettazione unitaria, un progetto complessivo da realizzare nel tempo, ma pensato tutto insieme, altrimenti quell'edificio assorbe risorse e non si lega mai alla città. Dovremmo anche essere capaci di concepire però un centro più ampio di quello che siamo abituati a pensare, un centro che comprenda via Roma, via Tinto da Battifolle, l'area del Palazzo delle Esposizioni, che ripensi Piazza Gramsci, per esempio con un mercato dedicato alla filiera corta, al riuso e allo scambio. Un centro dal quale provare progressivamente ad allontanare le macchine, ripensando la viabilità, incrementando la ciclabilità, immaginando parcheggi di prossimità. Incominciare un percorso, per forza di cose, non breve, al termine del quale Empoli diventi una città car free. Ed un centro da valorizzare facendo fulcro, anche qui l'ha detto Letizia, potevo evitarlo, facendo fulcro sull'area del Palazzo delle Esposizioni. La previsione dell'attuale regolamento urbanistico in quell'area non ci convince proprio per niente. 5.000 metri quadrati di superficie utile lorda abitativa, 6 piani. A me viene in mente l'immobile della ex area Cerda, al di là della stazione, brutto e tuttora invenduto. Direi di no per il Palazzo delle Esposizioni. L'ingresso alla città ha una valenza pubblica che va preservata, il suo riutilizzo è uno degli strumenti del rilancio di Empoli, va creato un legame col fiume, va salvaguardato lo skyline su Montalbano, serve un edificio di pregio, a destinazione teatro, auditorium, uno spazio multifunzionale che possa un polo convegnistico, che possa fare da attrazione, che possa essere usato sia da piccoli gruppi locali che per grandi rappresentazioni, un nuovo centro culturale per la città, da collegare con l'altra riva, perché il fiume è città. Il fiume non può essere una presenza muta. La ciclabilità delle sponde dell'Arno fra Pisa e Firenze sarebbe un'attrazione internazionale che bisogna continuare a perseguire. Manca proprio il nostro pezzo nella nostra area. Non ci piace. Una attrazione che, specie se integrata con percorsi lungo fiumi minori, sarebbe veramente importante. Ma sarebbe opportuno risistemare anche ed attrezzare anche le rive per una fruizione estiva del fiume. Le celebrazioni leonardiane del 2019 possono essere un'occasione che bisogna immaginare da subito per poter cogliere appieno. E poi ci sono i piccoli interventi sulla città che sono comunque importanti per vivere le nostre piazze, i nostri spazi, interventi anche semplici di riappropriazione, iniziative itineranti, cura degli arredi a gioco, loro ammodernamento con le cose che piacciono adesso, per esempio le piste di skateboard. E l'attenzione agli sport minori, abbiamo il rugby che è dovuto emigrare a Montelupo, l'atletica che ha una pista da rifare da un sacco di tempo. Oppure pensare alla realizzazione di un luogo per la cremazione e la sepoltura degli animali domestici. Infine la viabilità. Empoli è attraversata dal traffico veicolare su più assi. Bisogna lavorare a realizzare una circolazione perimetrale della città e parcheggi scambiatori strategici. Uno l'abbiamo immaginato in via Vico, nell'area tra la rotonda e il parcheggio dietro l'azienda Palagini, altri ce ne sono nel polo commerciale est e in quello ovest, nella zona stadio e così via. Va rimodellato il senso generale della mobilità urbana, va rifatto subito il piano generale del traffico che è del 2008. Vanno forniti servizi di mobilità integrata, come si diceva prima, come lo scambio con le biciclette, bike sharing o con le macchine, car sharing. Va infine riprogrammato il trasporto pubblico su gomma facendo particolare attenzione agli spostamenti scuola e lavoro, perché come ci diceva Massimo, per lavorare a tanta gente serve il bus per andare al lavoro. E c'è una scelta infine che vogliamo rimettere in discussione, per la quale promuoveremo un processo partecipato di decisione. Si tratta del collegamento tra il polo tecnologico di Via Piovola e lo svincolo di Empoli Est. Lì, in Via Piovola, è stata fatta secondo noi una scelta sbagliata. Una di quelle scelte eterodirette che non rispondono a razionalità. Il polo tecnologico c'era già, era al Terrafino, e lì doveva restare. Adesso in via Piovola abbiamo delle aziende importanti che vi si sono insediate da pochi anni, alle quali non possiamo dire che abbiamo scherzato, ovviamente. Quindi una soluzione va trovata. L'attuale viabilità in quella zona è indecente, la frazione di Villanova è violentata dal traffico pesante, e quindi va trovata una soluzione. Quella che è prevista però taglia la pianura agricola a metà, impattando fortemente.
Ce ne possono essere altre di soluzioni oltre quella. Questa scelta condizionerà lo sviluppo urbano in quell'area per i prossimi decenni. Noi crediamo che i cittadini debbano essere coinvolti in questa scelta, in maniera consapevole, esaminando le varie soluzioni possibili per poi poter scegliere. Promuoveremo con decisione questo processo. Nelle prossime settimane proveremo ad organizzare una cosa che ci è sembrata utile. Si chiamano derive urbane. Una ricognizione collettiva dei luoghi della città per verificare sul campo i bisogni, le possibilità, le idee che abbiamo. Ci si trova, si fa una passeggiata e si vedono sul campo le cose. Una di queste derive la vorremmo fare in bici proprio nell'area di Via Piovola per vedere sul posto cosa significano le varie scelte possibili. Perché il territorio è di tutti. È un bene comune, come l'acqua e come i rifiuti. E una comunità locale è anche connotata da come tutela i propri beni comuni, dai servizi che si dà, per esempio, da come li organizza, dalla loro qualità e dalla loro universalità. Nel campo dei servizi la nostra città ha un'antica tradizione e spesso è stata anticipatoria di soluzioni che altri hanno seguito poi. Adesso le dimensioni della gestione del ciclo delle acque, rifiuti, energia oltrepassa la dimensione locale e il tema di come la comunità può avere controllo su questi servizi è uno dei temi principali. Il referendum sull'acqua pubblica del 2011 ha dato una risposta netta a quale debba essere la natura e la finalità della gestione del sistema idrico, ma il nostro sistema misto, con quote rilevanti del privato, non sembra che si stia ponendo il problema. La costruzione delle tariffe continua ad essere comprensiva della remunerazione del capitale investito, anzi c'è una recente delibera dell'Autorità Nazionale per le Tariffe che rimette, cambiandole semplicemente voce, la remunerazione del capitale dentro la bolletta. Noi continueremo a perseguire l'obiettivo dell'acqua pubblica perché è una questione di democrazia, una questione di rispetto della volontà degli elettori ed è anche così che si allontana la gente dalla politica e dalla fiducia nelle istituzioni. Stanno facendo città europee come Parigi, Grenoble, Berlino, noi continueremo a perseguirla. Ma siccome stiamo vedendo che non è di moda, diciamo così, rispettare la volontà degli elettori, noi abbiamo un Parlamento, peraltro eletto con una legge incostituzionale, che si è dato a un governo in contrasto pieno con il mandato ricevuto dagli elettori, che ipotizza di arrivare a fine legislatura, e che nel frattempo vuole addirittura fare modifiche costituzionali ed una legge elettorale che, ce l'hanno spiegato in questa settimana autorevoli docenti, praticamente con le proposte che ci sono ora, con meno del 25% dei consensi si può sperare di avere la maggioranza assoluta. Quindi non c'è da sperare molto. E quindi vogliamo provare ad ottenere delle cose sull'acqua pubblica anche qui, da subito, e quindi sosterremo tutti coloro, ci metteremo insieme a coloro che si oppongono alla delibera recente dell'autorità per togliere dalle tariffe appunto la remunerazione del capitale investito e chiederemo il coinvolgimento dei cittadini nella gestione delle aziende già da ora all'interno dei consigli di amministrazione delle aziende. Chiederemo che la Regione Toscana delinei un percorso di ripubblicizzazione a partire dal coordinamento immediato della parte pubblica che sta dentro le aziende per orientarla al perseguimento dell'obiettivo della ripubblicizzazione. Per riprendere però il reale controllo sui nostri servizi, del comportamento e delle finalità d'azione dei rappresentanti pubblici dentro le aziende, è di fondamentale importanza anche rivedere il rapporto che c'è tra politica e aziende. Non è più tollerabile che le aziende funzionino come ufficio di collocamento di politici a fine carriera o come costruzione di potere stabile e demobile. Relative alla ripubblicizzazione e l'autodifesa delle postazioni delle alte dirigenze, che hanno peso rilevante all'interno del PD, come è evidente che sono loro a controllare la politica in questo campo dei comuni e non viceversa, come dovrebbe essere. Questo connubio va rotto, la scelta della dirigenza delle aziende pubbliche deve rispondere a criteri di competenza, evidenza pubblica, avere un mandato a termine, da sottoporre periodicamente a verifica di risultato. E le decisioni che si prendono sui servizi devono passare per i consigli comunali, non si può più assistere a sindaci che vanno a votare dentro il liato senza essere passati da un consiglio comunale per avere il mandato. Tutto questo vale anche per il ciclo dei rifiuti, sui rifiuti le cose oramai sono abbastanza chiare, i rifiuti sono un bel riassunto del necessario cambiamento.
interessa il cambiamento necessario al modo di produrre, i materiali utilizzati, la filosofia delle produzioni e gli stili di vita. I rifiuti vanno ridotti, riducendo gli sprechi e riducendoli alla fonte, anche con accordi con la produzione e con la distribuzione. Va promosso e sostenuto il riuso, la riparazione degli oggetti, va contrastato il fenomeno dell'invecchiamento programmato. Sapete che la roba la fanno perché si rompe a una certa data, perché così la dobbiamo ricomprare. Questo mondo è completamente pazzo, incredibile. Noi vorremmo invece un mercato stabile del riuso e incentivare la nascita di officine per la riparazione degli oggetti. La percentuale di raccolta differenziata che facciamo ci colloca ai vertici nazionali, ma bisogna cercare modi per riconoscere l'impegno che i cittadini mettono nel riciclo. L'attuale normativa sulle tariffe limita di molto la possibilità di riconoscere e di premiare i più virtuosi e genera anche distorsioni in alcuni settori merceologici, per esempio per tutto il settore associativo, per le Arze del Popolo in primis, ma anche per alcune tipologie di commercio. Secondo noi il Comune deve intervenire per ridimensionare queste distorsioni. Poi ci sono i disagi che sopporta il singolo cittadino. Ci sono delle cose sicuramente da rivedere: il numero dei ritiri dell'umido, il conferimento dei pannolini, gli oli esausti e le difficoltà appunto anche qui di conferimento. Occorre potenziare le isole ecologiche e provare a coinvolgere per esempio la grande distribuzione o le aziende nel facilitare alcune raccolte speciali. Intercettare i materiali prima che diventino rifiuti attraverso piattaforme ecologiche e isole del riuso. Insomma, bisogna attuare quella seconda fase di valutazione e di consolidamento del servizio che era nel programma quando siamo passati alla porta a porta, ma che poi si è persa per strada. C'è lo spazio per introdurre la figura degli ecovolontari con la definizione del regolamento e le necessarie attività di formazione per affidare a loro, per esempio, la segnalazione degli abbandoni impropri oppure l'educazione a comportamenti virtuosi. E c'è lo spazio e la necessità di cominciare anche a pensare all'innovazione anche di questo servizio, pensare a iniziare a valutare anche la fattibilità di forme di raccolta che consentono appunto la tariffazione puntuale come i cassonetti a chiave o la pesatura dei rifiuti, con l'orizzonte dei rifiuti zero, perché in questa ottica è importante, capire e controllare cosa avviene a valle della raccolta, tutto il ciclo del riciclaggio, quali impianti servono, chi li programma, chi li controlla. In questa ottica il bisogno di trattamento finale del rifiuto si riduce davvero al minimo, anche in attesa del raggiungimento degli obiettivi zero. Ed anche il piano provinciale dei rifiuti approvato l'anno scorso appare sovradimensionato. A maggiore ragione nel nostro territorio è esclusa la necessità della localizzazione di impianti di incenerimento.